Buonasera. Oggi ci tengo a fare una piccola cortesia professionale perché un mio carissimo amico ha appena aperto un canale YouTube. Questo mio amico produce con le sue manine dei coltelli e quindi mi sembrava una cortesia professionale, dovuta fare un piccolo dialogo su questo coltello che è un regalo che mi ha fatto per il mio compleanno, quindi un regalo a cui sono particolarmente affezionato. E devo subito fare un disclaimer: io sono tutto tranne che un esperto di coltelli. Io conosco tre marche: Victorinox, Opinel e Mora. Basta, ho tre coltelli, due o tre coltelli di ciascuna marca, proprio quelli che diciamo si utilizzano per tagliare il salame e poco più, quindi dovrete avere un po' di pazienza. Sicuramente ci saranno dei coltelli più belli, sicuramente ci saranno dei coltelli più prestanti, indistruttibili, fantastici, e tutti abbiamo visto chilometri e chilometri di post su vari forum, quindi non è questo il caso, io non so niente di questo mondo qua. Vi chiedo davvero un po' di pazienza e vi faccio vedere questo piccolo coltello che mi ha costruito con le sue mani, che ha un rapporto, diciamo, un apporto più che altro affettivo, ok? Me lo sono portato dietro spesso e funziona bene, si affila molto bene, taglia molto bene, l'ho utilizzato per fare buttoning. Quindi è un oggetto comunque funzionale. Dico quello che mi dice il costruttore. Il costruttore si chiama Boar Corti o Christian Corti. Vi lascio il link in descrizione del suo canale. Il coltello è questo. Ha una punta drop, mi dice, e un codolo passante. Tecnicamente ho visto che si chiama stick tang, cioè in pratica non è un full tang, perdonatemi se dico una castroneria, cioè non prende la parte della lama tutto il manico, ma solo una parte interna qui che esce dall'altra parte del manico ed è ribattuto. È un C45 forgiato e temprato in soluzione salina. Vi posso assicurare che il suo lavoro lo fa. Mi sono trovato veramente bene, anche se è più l'apporto, diciamo, affettivo, perché è un oggetto fatto con le mani di una persona. E questo sicuramente dà sempre quel surplus, rispetto a un oggetto fatto in maniera industriale. Grande Christian, continua così e continuerò a vedere i suoi video. Continuate anche voi a vedere i suoi video perché sono veramente divertenti, perché c'è una persona che ha passione, quando c'è una persona che ha passione si sente, diciamo, di che sa di cosa sta parlando. Non io in questo caso perché sono tutto tranne uno esperto di coltelli. Va bene, ci avevo piacere a fare questa piccola cosa qua e vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!